Ciao a tutti, è tornato un video su Halloween. Dopo avervi consigliato le letture da intraprendere durante la notte delle streghe, vale la pena anche dare qualche consiglio cinematografico, perché una grande serata classica di Halloween è quella di vedersi un bel film horror con gli amici. L'horror, tra l'altro, è un genere che ha tante chicche, tanti bei film, ma allo stesso tempo un'enormità di spazzatura, quindi è decisamente difficile trovare dei titoli di qualità, ma ce ne sono tanti e ve li consiglio appunto annualmente. Spero di darvi una mano, in sostanza. Ho già fatto dei video del genere, quindi se cercate altri titoli basta che andiate a recuperare quelli degli anni scorsi. Credo di averne fatto solo uno però in realtà oltre a questo, ma vabbè, fa niente. Oggi volevo darvi comunque dei titoli particolari, interessanti, alcuni sono classiconi, altri invece sono decisamente più da scoprire, ma io credo che siano tutti film che si adattano bene alla serata, alla notte delle streghe, vorrei dire. Il primo è l'unico film di cui vi ho già parlato, perché l'ho recensito in una recensione apposita, quindi se volete avere degli approfondimenti a riguardo, vi consiglio di andarvi a vedere quel video. Ve lo cito solo, ed è Midsommar, che io ritengo essere uno dei film più interessanti dell'anno. È un film che ho visto al cinema, che mi aveva estremamente inquietato, ma non aspettatevi un horror canonico, un horror classico. La promozione italiana secondo me è stata fuori luogo, il film è stato soprannominato Il Villaggio dei Dannati, in riferimento a un altro grande classico del genere, che nulla ha a che vedere con questo film. Quindi se qualcuno l'ha disprezzato perché si aspettava un horror classico da jumpscare, non so che dire, insomma. Questo film va visto invece come un viaggio allucinatorio, un viaggio più sottile e psicologico, che però ha i suoi momenti veramente da tachicardia. È un film proprio di angoscia pura, e la cosa veramente bella è che per essere un horror è estremamente luminoso, è estremamente lucente, perché ha luogo durante il Midsommar, che è quel periodo dell'anno molto caro alla cultura scandinava, perché è quel periodo estivo dove c'è il sole a mezzanotte, dove c'è pochissima oscurità. Quindi girare un film horror con assenza di oscurità o comunque di buio è una sfida non da poco, e Ari Aster è riuscito a fare un film decisamente particolare e originale, che appunto ha come fulcro questa comunità nella campagna svedese dedita a rituali piuttosto particolari e di cui diventeranno vittime dei poveri americani sprovveduti. Io l'ho trovato veramente bello, esteticamente potente e anche capace di avere più piani di lettura estremamente interessanti, quindi guardatelo. Il secondo film invece è una chicca decisamente sconosciuta, ma ve lo voglio consigliare perché a me è piaciuto molto, e sto parlando di un horror giapponese degli anni 80, quindi ben prima dei vari The Ring, The Grudge, Two Sisters, che però è coreano, Ju-on, eccetera eccetera. Quindi l'ondata di film horror orientali che hanno avuto enorme successo, no? E erano proprio dei prodotti di estrema qualità. Qua siamo negli anni 80 puri, ed è un film di cui non esistono i sottotitoli, ma non spaventatevi perché i dialoghi sono inutili per la comprensione della trama e sono realmente pochi, quindi secondo me ve lo potete vedere. Il film tra l'altro dura molto poco, perché dura tre quarti d'ora, ma mi ha fatto salire un'ansia allucinante, e sto parlando di Psychic Vision. È un film horror che parte da una storia molto canonica. Diciamo che anticipa anche questo film lo stile del film horror found footage, quindi quello tipico di Blair Witch Project, di Paranormal Activity, e la trama in sé potrebbe sembrare banale, perché è il racconto di una pop star che deve fare la promozione per il suo nuovo singolo, un successo istantaneo, se non che quella canzone era stata scritta da una donna, da una cantautrice che è stata uccisa, che ora medita vendetta. Sembra un classico racconto da J-horror, in realtà
quello che sorprende è che tutta la parte finale, che è ambientata nel setting del videoclip di questa canzone che trasuda anni 80 da tutti i pori, diventa un delirio lovecraftiano, cioè apocalittico, vi giuro, mi fa venire dei brividi enormi. Io l'ho amato perché per la prima parte sembra quasi una sorta di... Avete presente quelle puntate documentario sulle pop star su MTV? Uguale, ma poi prende questa piega totalmente folle, estremamente angosciante, che trovo molto ben riuscita, soprattutto per un prodotto indipendente a basso budget. Il terzo film invece è un classicone, vi ho consigliato un film piuttosto particolare, adesso arriva invece a un grande classico che però è necessario vedere se non l'abbiate mai visto, ovvero Halloween di John Carpenter, che diciamo è uno dei film che più mi ha inquietato in assoluto. Io trovo che sia perfettamente strutturato a livello di suspense, angoscia, inquietudine, ed è, diciamo, uno dei primi slasher degli anni 80, in realtà del 78, ma diciamo che può essere considerato un pioniere del genere, per quanto ci siano stati anche in precedenza dei casi simili. E appunto il film classico su Michael Myers, l'assassino di Babysitter, in sostanza. Allora, Jamie Lee Curtis, pazzesca. Questo film è l'angoscia, probabilmente, e trovo che sia uno dei film di genere più riusciti in assoluto. Poi, invece, se uscendo dai binari dell'horror, vale la pena citare un film recente, l'ultimo film di Lars von Trier, La casa di Jack, dove seguiamo le gesta raccapriccianti di un serial killer senza pietà. Questo film a me è piaciuto molto, mi piace molto in generale Lars von Trier, un film crudele ma non tra i suoi più violenti, a mio parere, dove c'è un Matt Dillon epico e dove si può considerare il film in sé una sorta di parodia al contrario di Le onde del destino, che è un grande cult del regista danese. Nelle onde del destino noi vedevamo l'ascesa al cielo di una donna pia, in sostanza, qui invece vediamo la discesa agli inferi di un uomo crudele, quindi c'è un ribaltamento totale. Seguire le gesta di Jack, che appunto è questo serial killer ossessionato dall'estetica della violenza, è decisamente angosciante anche in quel caso, ma in questo senso c'è anche una certa dose di humor nero che alleggerisce il clima molto perturbante del film e che secondo me lo rende estremamente interessante. Super, super classico, Axan. Axan è un film danese, è un documentario, un docudrama in realtà, di Benjamin Christensen del 1922. È un film che ha più di 90 anni praticamente, sì. Quasi 100 anni, eppure sembra veramente, cioè potrebbe essere stato benissimo girato anche molto più avanti, cioè si vede che è un film che ha un certo peso sul gruppone a livello di età, ma merita, cioè ma era estremamente all'avanguardia per quegli anni, ed è un mix tra documentario e fiction, se vogliamo, quindi anche in quel senso è all'avanguardia, perché gli ibridi di documentario e finzione sono arrivati molto più avanti, almeno i casi più celebri. Axan è un film sulla storia della stregoneria, estremamente interessante, molto ben architettato dal punto di vista di atmosfere, ha questa atmosfera di occulto continuamente strisciante, che lo rende raffinato e allo stesso tempo curioso. Il film in sé io lo trovo un piccolo capolavoro, e se amate i film d'epoca è una visione obbligata, quindi guardatelo. Tornando ad altri classici, Alien. Allora, Alien non dovrei essere io a consigliarvelo, perché a me non piace consigliare film che consigliano tutti per la notte di Halloween, ma non citare Alien è un po' da stolti, perché anche in questo caso stiamo parlando di un horror veramente splendido. È un horror fantascientifico che non ha bisogno di presentazioni, ad opera di Ridley Scott. È uno dei pochissimi film che è riuscito veramente a spaventarmi e ad angosciarmi. Perfettamente architettato nell'uso delle ombre, della regia, delle luci, l'idea di lasciare il più possibile il mostro all'oscuro e farlo uscire solo in quei momenti
più significativi, il modo in cui Ridley Scott ha strutturato questo racconto lo rende veramente indimenticabile. Stiamo parlando di un film di genere sopraffino, e quindi guardatevelo, vi spaventerà. Guardatelo al buio però, perché dà il suo effetto più grande, secondo me. Per gli amanti del K-pop, un film sudcoreano che vidi un botto di tempo fa e che mi è piaciuto da pazzi, e sto parlando di White, Melody of the Death, di Kim Gok e Kim Soo, che in realtà i due registi sono fratelli e sono due registi del cinema d'essai indipendente, marcio, fanno questi film anche da una certa carica politica, oscura, e poi sono dediti al mainstream con questo film, che però mantiene lo stile visionario degli altri loro film più indipendenti. White è la storia di una K-pop girl band che mette le mani su un nastro contenente una canzone che vogliono rilasciare come hit, perché se non altro per il problema qual è? Che questa canzone è naturalmente maledetta. Ok, la trama sembra identica a Psychic Vision, ma sono due film completamente diversi, anche di due epoche completamente diverse, e diciamo che mentre Psychic Vision vira nell'horror lovecraftiano, White invece è più nei binari del K-horror, anche se riesce effettivamente a spaventare, e l'estro visionario dei due registi gli consente quella patina linciana in più, un po' più surreale, che dà molto, molto carattere al film, che funziona molto bene. Un classico, anche in questo caso da vedere, ma non stiamo proprio nell'horror canonico, è L'ora del lupo di Ingmar Bergman. Ingmar Bergman, vabbè, non ha bisogno di presentazioni, uno storico, un maestro del cinema in generale svedese, che con L'ora del lupo dà alle stampe un film del 68, uscito nel 68, realmente disturbante dal punto di vista psicologico e del psicologico, giocando sul perturbante. Proprio è un film difficilmente raccontabile, perché è un'esperienza che va vista, ambientata in quell'ora, cosiddetta l'ora del lupo, in cui la maggior parte delle persone muore, la maggior parte dei bambini nascono. Quindi è un periodo della notte, è un lasso di tempo della notte che diventa un'ossessione per i protagonisti del film, e che li porta anche in un certo senso in un viaggio visionario e oscuro. Il film è molto cupo, è anche molto simbolico, ma allo stesso tempo lascia proprio delle sensazioni indelebili anche dopo la visione, ci continuate a pensare, ed resta anche a distanza di 50 anni dall'uscita un film praticamente non emulabile. Anche visto oggi ha il suo potere, la sua forza espressiva, la sua forza visiva, e questo non fa che confermare Bergman come un regista cardine. Un altro classico, andiamo un po' sul classico in questo video, vi devo consigliare questo film, anche se famosissimo, The Ring di Hideo Nakata. Ve lo consiglio perché so che la maggior parte di voi avrà visto quello americano, e secondo me fate male, perché non che la versione americana sia brutta, ma quella originale giapponese è decisamente superiore a mio parere, per sceneggiatura, per struttura della trama, per anche senso di angoscia e paura, lo trovo decisamente più riuscito. Certo, nel The Ring americano avevamo Naomi Watts, avevamo quella fotografia bellissima sui toni del blu, però il film di Nakata è nettamente superiore. The Ring non ha bisogno di spiegazioni, l'ho inserito in questa lista semplicemente perché dovete vederlo. Visto al buio, il suo senso di angoscia, il suo senso di paura crescente funziona molto bene, e Nakata non ha avuto bisogno di effetti digitali per rendere spaventosa la sua Samara. È bastato solo dell'ottimo trucco
barocco e anche un'idea artigianale molto efficace che sta nel muovere Samara, l'attrice che la interpreta, che in realtà non è Samara ma Sadako, nella originale giapponese, muovere l'attrice al contrario per darle questo senso di movimento, come se le ossa fossero rotte, mettere i brividi assoluti. L'ultimo film esce un po' dai binari dell'horror, ma non manca di inquietudine, anche in questo caso è un film cecoslovacco del 1970 chiamato Valerie and the Wake of Wonders. È un film splendido, tratto da un romanzo cult per la letteratura cecoslovacca, e è un film che segue appunto le vicende di Valerie, nata in questo paesino bigotto, piuttosto chiuso, ma non per questo non inquietante e surreale, coloratissimo. Lei scopre di avere le prime mestruazioni, ma non conoscendone la natura, pensa, si autoconvince di essere una strega. E quindi parte questo delirio visionario che mischia vampiri, streghe, questo immaginario proprio da fiaba macabra, che se amate quel tipo di storie potrà sicuramente farvi impazzire. Esteticamente questo film è favoloso. In Italia uscì all'epoca, quindi negli anni 70, con un titolo orrendo, Fantasie di una tredicenne. Osceno, cioè, perché volevano puntarlo sul film erotico zozzetto, poi tra l'altro un po' creepy, Fantasie di una tredicenne. No, il titolo originale Valerie and the Week of Wonders presenta appunto, è significativo perché Valerie è la sua settimana delle meraviglie, ovvero la settimana del suo ciclo, primo ciclo mestruale, che in questo film è anche simbolico, perché è un coming of age, un racconto di formazione in una società chiusa, in una società abietta, che appunto prende le sfumature della liberazione, dell'emancipazione, ma anche dello scontro, del terrore. Ed è un film realmente magico che vi consiglio di vedere. Per Halloween ci si sposa bene, secondo me. Questi erano i miei consigli cinematografici per Halloween. Fatemi sapere se avete visto qualcuno di questi film, se vi interessano o non vi interessano, se vi sono piaciuti o non vi sono piaciuti, che cosa guarderete in alternativa. Fatemelo sapere nei commenti. Io vi aspetto a un prossimo video, vi mando un bacione e ciao ciao!